È una mezza buona notizia, perché comunque è un anticipo che i lavoratori o i pensionati dovranno poi restituire. La regione approva un provvedimento tampone per anticipare i soldi delle pensioni amianto bloccate da INPS e INAIL, ma i 60 pensionati scesi in piazza per presidiare il Consiglio lamentano non basta. Si risolve magari nel senso che in questi mesi, finché noi non riusciamo ad ottenere quello che ci spetta, magari la regione erogherà non so di che cifre, ora non so esattamente se sono 1.000 euro, quello che sono, per cercare di andare avanti, perché noi siamo senza lavoro, senza stipendio, senza pensione, quindi la regione si è impegnata per 2 o 3 mesi, non so esattamente quando, di darci questo sussidio. In mattinata pronta anche una lettera per il prefetto Francesco Antonio Musolino. È un'emergenza sociale a Taranto che va risolta, ma questo relativamente all'estensione dell'amianto oltre il 92, perché i lavoratori di Ilva hanno ottenuto fino al 2003 e quindi tutto l'indotto di Ilva avrebbe diritto a questa estensione. Lei prima mi diceva a Taranto una situazione, a Genova un'altra. Genova l'unica regione che non tiene conto di questi lavoratori. Solo perché c'è un'indagine della magistratura, è una presunzione di colpevolezza? Allora se applichiamo questo metro a tutti il Parlamento andrebbe svuotato.